Il canto è il suono dell'anima, diceva il filosofo Socrate, e le 60 splendide voci del coro d'Ateneo Uda in canto, diretto dal maestro Christian Starinieri, sanno bene come far vibrare sia le corde del cuore che dell'anima. All'Università d'Annunzio il coro svolge da sempre un ruolo importante e da alcuni mesi è stato rinnovato. Il nuovo presidente è la professoressa Elisabetta Di Mauro. Il rettore Sergio Caputi ricorda che l'Uda in canto è una istituzione che ha il compito di valorizzare e promuovere l'immagine dell'università in ambito regionale, nazionale ed internazionale, infatti si sta preparando in vista di importanti appuntamenti. Il coro precedente era formato da qualche componente della D'Annunzio, ma gli altri erano tutti esterni. Io invece ho inteso far entrare studenti, docenti, personale dell'Università della D'Annunzio. Poi se c'è uno, due, tre, quattro, cinque elementi esterni va bene, ma su 60 io voglio che la maggior parte sia della nostra università. Cercherò di organizzare anche qui, fino alla fine del mio mandato, almeno un'uscita all'estero. Cosa caratterizza e caratterizzerà il coro dell'Ateneo d'Annunzio? Allora, questo coro è nato da pochissimo, è appena 2 mesi che siamo nati, ci siamo incontrati da poco, è un coro giovane e ha dei programmi che sono ancora in divenire, anche se nella piccola durata di questa preparazione devo dire che ci hanno già dato possibilità di poterci esibire. La prima esibizione è stata l'inaugurazione dell'anno accademico e dopo questo primo inserimento e un primo pubblico che ha potuto applaudire i nostri coristi, canteremo, posso svelarlo già perché è stato fissato, per il Giro d'Italia che passerà qui in Abruzzo. I programmi che caratterizzeranno il nostro percorso sono dei programmi molto molto ampi che vanno dalla polifonia rinascimentale fino alla polifonia contemporanea, è un po' osare dire polifonia contemporanea, ma faremo dei brani che vanno dall'inizio della polifonia fino a brani molto molto moderni e colonne sonore di qualche film molto noto.